Grazie, buongiorno a tutti. Come già è stato introdotto efficacemente, noi siamo molto impegnati nella sostenibilità. L'ultimo anno io personalmente, che ho un background scientifico, mi sono riportato sui libri di scuola per studiare questa idea, che per adesso è un'idea di virtuous agriculture, che mi accingo a descrivere. Allora, è ovvio, direi che siate sensibilizzati sul fatto che mettere a posto il clima è una priorità. Ciò che non ho sentito dire è che se non agiamo sufficientemente veloci, prima o poi diventerà non solo irreversibile il cambio climatico, ma anche autoalimentato. Quindi questa è non solamente la teoria di Gaia del James Lovelock, ma credo che sia suffragata da dati scientifici importanti. Quindi ciò di cui si parla poco ancora è la decarbonizzazione, cioè tutto quello che si sta facendo è ancora sulla riduzione delle emissioni di carbonio, ma sul fatto di andare a sequestrare carbonio c'è poco. E in particolare, voi l'avete visto dalle roadmap, si prevede di arrivare a carbon free nel 2050, ma già per arrivarci sono previsti significativi obiettivi di sequestro di carbonio e poi dal 2050 in avanti, altrimenti gli obiettivi di contenimento della temperatura non si raggiungono e non ci sono roadmap tecnologiche ancora significative. L'agricoltura offre un'opportunità enorme, oltre a essere una minaccia, perché l'agricoltura è responsabile del 25% circa delle emissioni di carbonio all'interno dei recinti, se vogliamo, come si dice, farm gate in inglese, ma se si contano tutte le filiere alimentari si arriva a un terzo. Quindi è uno dei settori più importanti da aggredire, anche perché, come avete visto, c'è un significativo problema dell'agricoltura, anche dell'adattamento. Quindi affrontare il tema dell'agricoltura significa sia adattamento che mitigazione al cambiamento climatico. Ecco perché Illy Caffè è abbastanza conosciuta come un pioniere della qualità sostenibile. Da 30 anni ormai noi lavoriamo mano nella mano con i produttori, quest'anno celebriamo il 20° anniversario della Università del Caffè, che forma anche a livello postgraduate degli studenti, con l'unico master al mondo in Coffee Economy and Science, e siamo riconosciuti per aver portato molto contenuto scientifico al mercato, sia nel mondo diciamo, della parte del consumo che sulla parte dell'agricola, ecco. Nei confronti dei quali soprattutto ci siamo specializzati sul trasferire conoscenze sul miglioramento delle pratiche agronomiche. Ecco, l'opportunità dello studio, che nel nostro caso l'obiettivo dal quale partivo era di decarbonizzare l'azienda. Ho detto, come imprenditore di una stakeholder company, posto che il settore privato è responsabile di 2/3 dell'economia, quindi di tutto e quindi anche delle emissioni, se vogliamo migliorare il mondo, io ritengo che sia innanzitutto il settore privato che debba muoversi, poi il pubblico che deve creare le condizioni per farlo. E quindi, come diciamo imprenditore responsabile, ho detto, la prima cosa da fare è di rendere carbon free l'azienda. Nel 2033 avremo il nostro 100° anniversario e desidererei celebrarlo con questo bellissimo traguardo di essere carbon free. Però abbiamo anche un gruppo, grazie. Abbiamo anche un gruppo alimentare, quello del caffè è il settore principale, ma facciamo anche cacao, tè, frutta, vino e quindi faremo di più in passato. Quindi cerco anche una strategia di sviluppo, di estensione ad altri settori agricoli. E perché no, se si può, in un'ottica di competizione, collaborazione, insomma attività precompetitive, contribuire anche al cosiddetto greater good con un food system che possa essere sicuramente più sostenibile. Ecco, la grande bellissima novità di cui altri relatori più importanti di me, più preparati, avranno modo di intrattenersi è che il suolo è una magia. Il suolo è il più grande carbon sink dopo gli oceani. E prima della rivoluzione verde il suolo aveva 3% di materia organica e poi, a causa delle pratiche agronomiche così intensive dell'agricoltura convenzionale, questa materia organica è scesa all'1%, creando con ciò anche una dipendenza dall'agrochimica che poi si ritrova a tavola e quindi è anche un grande problema per la salute. E l'opportunità è di rinvertire questo adottando
quelle che sono efficacemente descritte come pratiche agricole rigenerative, arricchendo dunque il suolo di materia organica, di biomassa, di provenienza sia vegetale stessa che anche, perché no, di compost e di biociare e quante altre possibili fonti di carbonio organico. E il carbonio organico crea delle incredibili sinergie perché rivitalizza letteralmente, rende sano il suolo, rendendolo quindi più resiliente, quindi adattamento all'agricoltura e ai cambi climatici, esaltando attraverso l'esaltazione della biodiversità, che quindi crea anche la indipendenza dalla chimica, perché più di biodiversità c'è, più fitochimici ci sono prodotti dai batteri nel suolo, e quindi viene meno la dipendenza sia dei fertilizzanti che di pesticidi, oltre al trattenimento dell'acqua. Ecco, quindi queste enormi sinergie creano questa magia, perché si riesce sia avere un beneficio ambientale che per un beneficio sotto il profilo proprio agronomico. Ecco, l'idea di andare a sviluppare con forza questo filone dell'agricoltura rigenerativa necessita però di un fortissimo coinvolgimento di due principali stakeholder, che sono sicuramente l'agricoltore, al quale però vanno date delle solide argomentazioni, e il consumatore. Allora, il grower ha bisogno di business model che siano sostenibili. Attualmente la rivoluzione verde l'ha messo in grave crisi, perché non solamente ci sono i danni, c'è un'economia che è deflattiva nell'agricoltura, ma ci sono anche sempre più dei danni all'agricoltura causati dall'impatto del cambio climatico, come ci è stato detto anche in precedenza. Poi ci sono anche sempre più liability, perché utilizzando molta chimica ci sono i residui che quindi il consumatore non vuole, il mercato non vuole, insomma sono costi più elevati, lucro cessante e danno emergente, se vogliamo, in questa agricoltura convenzionale. Quindi certamente l'agricoltore cerca delle alternative, però bisogna creare anche un mercato, e riteniamo che l'unico che possa creare veramente il mercato sia il consumatore. Il consumatore però sceglie ancora i suoi derrate alimentari sulla base dei criteri di gusto, di salute, di prezzo, di praticità d'uso, e solo in ultimo della sostenibilità. Pochi, anche il successo dei cibi biologici sono sostanzialmente perché i consumatori credono che il biologico sia più salubre, e quindi questo doppio beneficio è fondamentale da sviluppare. E quindi l'idea è di riuscire a dimostrare che queste pratiche agronomiche rigenerative non sono solo buone per l'ambiente, ma anche per la salute, e questa è la principale value proposition del mio studio sulla virtuous agriculture, il cui nome si riferisce proprio a questo circolo virtuoso che si innesca tra la salute del suolo e la salute umana. Ecco, per creare questo circolo virtuoso, allora il beneficio per l'ambiente, il beneficio per il consumatore, che crea il beneficio per l'agricoltore sotto forma di una migliore economia agricola, e cercare di rendere, accelerare questo ciclo più possibile, in maniera da raggiungere la più forte critical mass possibile nel tempo più breve possibile. E su questo va detto che il biologico, che io contro il quale non ho assolutamente niente, che apprezzo, ha dei limiti intrinseci molto forti. Attualmente è una nicchia di circa 2% del mercato, sarà tantissimo se arriverà al 10%. Ma il resto del 90% ha bisogno di soluzioni, ed è in tal senso che si vuole lavorare. Ecco, se vogliamo fare dei confronti, quindi il virtual food non è diverso dall'organico, perché tanto non ha tanti vincoli come l'organico. In secondo luogo è diverso dall'agricoltura convenzionale, nel senso che è focalizzato specificamente sull'arricchimento del suolo con materia organica e di creare una correlazione diretta con la salute umana. Ecco, io tralascio queste chart sul fatto che siamo sicuramente un progetto che mette assieme una ipercomplessità straordinaria, perché stiamo parlando del clima, che è già una complessità infinita, con l'agronomia e in più con la nutrizione e la salute umana, quindi stiamo parlando
l'unica metodologia possibile per affrontare simile progetto è quello dell'intelligenza artificiale, e quindi sarà un progetto di artificial intelligence con alcuni principi che tutto deve essere basato su conoscenza scientifica. C'è molto empirismo in giro, sia a livello di agronomia che a livello di nutrizione, e riteniamo che solo una solida base scientifica, ancorché magari non deterministica ma probabilistica, ma possa dare le risposte che cerchiamo. Ecco. Al contempo la trasparenza nei confronti del consumatore che è alla ricerca di ciò. Ecco. Quindi la strategia sarà innanzitutto di referenziare tutte le pratiche agronomiche che sono virtuose. Non è solo quella che viene chiamata regenerative agriculture, ma c'è l'agroforesteria, la strip agriculture, ce ne sono molte, quindi andremo a identificarle tutte e referenziarle e elencarle, ranking in ordine diciamo di decrescente. E poi di sviluppare, questo sarà un grande tema, dei sistemi di reporting, perché l'idea è di andare a invitare gli agricoltori a entrare a parte della comunità e in cambio del loro impegno a fare reporting per poter costruire un database, questo è il grande progetto, e poi eventualmente fare un rating. Quindi si tratta di creare un Open Innovation Network, perché solo così si può pensare di portare a casa dei risultati in tempi ragionevoli, e gli obiettivi sono dunque non solamente di mitigare diciamo le emissioni, ma di appunto rendere la virtuous agriculture più competitiva di quella convenzionale. Ecco, quello che è importante è una semplificazione che vi vado a fare, vi dice quella delle 4C, così si capisce al volo. Le prime due cause di danno ambientale dell'agricoltura sono le emissioni di carbonio e i contaminanti dei pesticidi, eccetera. E le prime due cause di mortalità da malattie non trasmissibili sono quelle cardiovascolari con 18 milioni di decessi all'anno e quel cancro con 9 milioni di decessi. Voi potete capire che un cibo virtuoso non avrà nessuno delle 4C, questa è l'idea. Ci sono sui prodotti della nostra tavola, della nostra dieta, anche prodotti che hanno tutte e quattro le C, e questo è quello che si vuole evitare. Ecco, questa agricoltura virtuosa è prevalentemente, ancorché non esclusivamente, come idea di natura vegetale, quindi le proteine animali non sono necessarie per la nostra dieta, quindi e sarebbe, come è raccomandato da molteplici organismi, opportuno un cambiamento dietetico che porta alla riduzione delle proteine animali e un aumento di quelle invece vegetali. Ecco, i prossimi step sono di... L'idea adesso è completa, io ci ho lavorato 1000 ore, un anno, quindi c'è un paper, che è un briefing, per poi avere un comitato scientifico che farà un project proposal, sostanzialmente nel 2020 si potrebbe diventare operativi e cominciare molto probabilmente con un po' di seed money a creare anche un prototipo, un proof of concept, prendere un prodotto, magari italiano, e dimostrare che in quel prodotto ci sono quei composti che fanno bene alla salute, che coltivati in un certo particolar modo sono massimizzati. La ringrazio. E grazie ad Andrea Illi per la sua presentazione, poi ci sarà un nuovo giro di domande.